E bella popolo YouTube, qui bisogna benvenuti in questo nuovissimo video, in questa nuovissima serie delle 10 curiosità che non sai sulla casa Redstone. Questo è il primo di 5 episodi e quindi iniziamo subito guardando le prime 10 curiosità. Number 1. Lo sapevate che l'ombrellone, quello chiuso per capirci, è composto dall'interno pieno di entità? Infatti è pieno zeppo di Falling Sand. Number 2. Lo sapevate che l'ombrellone, quello aperto, è creato da dei carpet leggermente più grossi che degli altri? Esatto, quello era stato creato per fare una forma circolare completa, ma poi ci siamo dimenticati di rimuovere lo spessore dai quattro angoli. Number 3. Lo sapevate che il mini golf è funzionante? Infatti, con una canna da pesca si può pescare l'item e in 7 colpi bisogna avvicinarlo il più possibile alla buca. Dopodiché toccherà il turno dell'avversario, quindi si preme il bottone di pietra al centro delle due buche da mini golf e si potrà di nuovo rigiocare. Number 4. Lo sapevate che la casa è nel bioma fiorito solo per la parte, diciamo, della casa? Infatti, se ci allontaniamo solo di un blocco rispetto alla piattaforma, quella fatta di clay, il bioma sarà void. Number 6. La farm di zucche è a forma di zucca, per l'appunto. Sì, e la farm di meloni è a forma di meloni, sì, come vedete da questi screen. Esatto! Number 7. Lo sapevate che la farm di zucche ha delle prese d'aria per far funzionare? Ed è per quello che nel giardino ci sono tipo dei buchi con del vetro. Esatto! Number 7. Giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo sapevate che il villager delle patate è già andato in pensione? Già, si è già stufato di lavorare e il giorno del download ha smesso di funzionare, quindi bisognerebbe rimetterlo. Però piccoli dettagli che nessuno, o almeno nessuno, se n'era accorto fino a quel momento. Number 8. Lo sapevate che la cassa nella taverna, ovvero quella vicino alle leve per capirci questa, e anche quelle nelle farm portano direttamente al sorting del magazzino, ovvero portano tutti gli item giù nel magazzino e li svistano automaticamente. Number 9. Lo sapevate che la forma originale della casa Redstone, ovvero la zona dove era circostante, non era così quadrata oppure rettangolare o come cavolo è? In realtà sotto era forma di rombo. Infatti se guardiamo da sotto si può vedere che lo strato di terra è ancora leggermente più alto. Number 10. Lo sapevate che la casa Redstone è stata creata esattamente su dei chunk confinanti, quindi se voi guardate con F3PG vedrete che i chunk della casa sono esattamente giusti. E quindi per questo primissimo episodio è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, se vi interessa questi 10 easter egg, che veramente ne ho molti, ne ho tipo 50-60, e quindi li sparerò uno dietro l'altro in dei video che registrerò tutti allo stesso momento, almeno la parte audio perché ho il raffreddore, quindi speriamo che non peggiori adesso lo sfrutto fino a quando non morirò. Quindi ditemi se vi piace questo stile di video. Mi raccomando, sostenete questa serie. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.